Ciao bambini, buongiorno. Allora, oggi proviamo a fare il pupazzo di neve che avete visto anche a scuola. Questo qua, eccolo qua. Questo ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda, qualcuno no perché magari non era presente. Questo è un pupazzo di neve che abbiamo fatto con dei tappi, con la carta, quindi ognuno di noi a casa ha dei tappi e della carta. Ora proviamo a farlo. Prendiamo un tappo, la matita e vi faccio vedere cosa facciamo. Giriamo con la matita intorno al tappo, poi spostiamo il tappo, lo mettiamo vicino al primo cerchio e rifacciamo un altro cerchio. A differenza di questo, oggi voglio anche farci il cappello al nostro pupazzo di neve. Quindi lo disegno. Disegno un cappello. Allora, adesso prendo il pennarello azzurro e faccio il bordo. Ci metto il suo tappo e facciamo il bordino. Guardate, eh? Facile, facile, facile. Prendo il pennarello nero, faccio il cappello o il pennarello rosso. Come volete, potete colorare il cappello nel colore che vi piace. Ecco qua. Come state, bambini? Tutto bene? A noi mancate tanto, non vediamo l'ora di vedervi. Intanto parliamo sempre dell'inverno, che è la stagione in cui ci troviamo adesso. Ecco qua il nostro pupazzino, sta prendendo forma. Fate un bel naso, ma bello grosso il naso, eh? Io cancello questa retina qua perché non mi piace. Ma voi, anche se ce la lasciate, non succede nulla. Prendiamo le forbici e ritagliamo, tanto tutti siete capaci a ritagliare. Ritagliate tutti quanti molto bene. Direi che la mamma serve solo per guardare che magari non vi facciate male, ma ritagliare, ritagliate da soli che ormai siete capaci, perché a scuola ritagliate sempre da soli e anche bene. Mi raccomando, prendete le forbici con la punta arrotondata e non le forbici della mamma che hanno delle punte molto affilate. Se in qualche punto non siete capaci a ritagliare, allora chiedete alla mamma di aiutarvi. Ma vedrete che è una cosa molto molto facile e molto bella, perché so che a qualcuno di voi piaceva molto questa idea. Ecco qua. Adesso prendiamo la colla, la mettiamo sul tappo, vedete? Così, e ce l'appoggiamo. Eccolo qua, il nostro pupazzo è pronto. Adesso, però, per farla stare in piedi, perché avete visto, qua avevamo messo del pongo, della plastilina, comunque un materiale che potesse farlo stare sempre in piedi, così anche se lo tocchiamo il pupazzo dondola ma non cade. Allora, voi se avete del pongo mettete il pongo, altrimenti proviamo a farlo con la farina. Guardate, metto qualche cucchiaio d'acqua così e provo. Mescolo bene 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 bene, fatelo in una scodella così non sporcate tanto in giro. Guardate, eh? Ecco qua, guardate un po' adesso, tanto poi questa si secca, quindi la potete lasciare anche lì con la farina e l'acqua e basta. Fate bene bene così, guardate, è già diventata una. La prendiamo un pochettino e l'appoggiamo. Aspettate,
lavorarla ancora un po'. Guardate un po', avete visto cosa riusciamo a fare? Questo lo mettiamo qua, lavatevi le mani, non fate come me, così non mettiamo qua bene, guardate, e abbiamo il nostro pupazzo che sta sempre in piedi, guardate, guardate un po', guardate, una cosa manca però, guardate un pochettino, manca la sciarpa. Allora, poi vediamo se vi accorgete di che cosa manca ancora. La sciarpa la possiamo fare o con del filo, quello che usiamo per i pacchetti, oppure prendiamo della lana, guardate, ci mettiamo la lana intorno al collo, o con un pezzettino di carta, o se volete disegnare la potete anche disegnare. Vedete voi, la sciarpa la potete fare come meglio vi credete. Allora, guardate un po' che bello che è. Tagliamo qua, se no sono troppo lunghi. E poi cosa dobbiamo ancora fare? Dobbiamo farci i bottoni. Prendete un colore che scrive un po' più di questo. Ed eccolo qua, il nostro pupazzo di neve che sta sempre in piedi. Peccato che vedendolo così, guardate. E adesso vi dico buon lavoro, un abbraccio grande a tutti e a presto!